Ci troviamo a Castellabate, nella splendida cornice del borgo antico di Piazza Perrotti, per la terza edizione di Vicoli in Vino. Venite con me perché vi racconterò questa straordinaria manifestazione. Siamo in compagnia del presidente della Proloco di Castellabate, Raniero, per tracciare un bilancio di questa seconda serata. Sappiamo che la prima, quindi quella del 21, è stata davvero un successo, tantissime persone, quindi anche la terza edizione si riconferma una manifestazione a pieni voti, Vicoli in Vino. Sì. Siamo alla terza edizione e stiamo andando in un crescendo. La prima serata è stata veramente straordinaria, per quanto pensavamo di essere a fine agosto, invece c'è stato un afflusso veramente enorme, vuol dire che le nostre offerte sono state gradite e noi cerchiamo di migliorarci anno per anno, di offrire una qualità sempre migliore, sia a livello di enologia, di gastronomia, ma anche a livello musicale e culturale. Possiamo dare un voto a questa festa? 10. Oltre alle 7 aziende vitivinicole che offrono dell'ottimo vino, ci sono anche tantissime pietanze. Ecco, vogliamo far venire l'acquolina in bocca ai nostri telespettatori elencando quali sono questi piatti straordinari preparati per Vicoli in Vino? Certo, abbiamo cercato di valorizzare naturalmente le risorse del territorio, quindi abbiamo un ottimo tagliere di salumi e formaggi, una pasta con le melanzane, provole e salsiccia, una ciambotta cilentana che è tipico di questo paese, le pizze fritte che ormai sono una specialità, le zeppole, i dolci, frutta, vino e poi vino naturalmente delle 7 case vinicole che abbiamo ospitato e che sono il meglio del meglio che c'è nella nostra zona. E allora non ci resta che invitare i nostri amici per l'appuntamento del 24 agosto, quindi a lei il microfono per l'invito ai nostri telespettatori, anche per chi c'è già stato, sì, a ritornare il 24, perché sicuramente non se ne pentirà. Sì, allora noi chiuderemo il 24 e tenteremo di fare una serata migliore delle altre, di fare una chiusura in grande, diciamo, quindi sono tutti invitati a riassaporare le cose che già hanno assaporato in queste due serate, quindi sarà un crescendo, diciamo. Benissimo, noi ringraziamo il presidente, mi raccomando non mancate il 24 agosto sempre qui a Castellabate nel borgo antico, piazza Perrotti. Venite tutti a degustare le ottime prelibatezze del Cilento accompagnate da un buon bicchiere di vino. Senz'altro.